Harry Potter sarebbe dovuto uscire come cartone animato. Le scarpe di Marty, in Ritorno al Futuro, si allacciano da sole. Le Nike furono davvero prodotte, solo nel 2008. Johnny Depp fece il provino per recitare in Ritorno al Futuro, ma Bob Gale non lo ricorda nemmeno. La fantasia del tappeto Toy Story è la stessa di Shining. Durante le riprese di Poltergeist, presenze demoniache, il giovane Robbie rischiò di essere realmente strozzato dal clown robot. Solo quando il suo viso diventò eccessivamente viola, Spielberg si rese conto di quello che stava accadendo e fermò le riprese. In Django, Leonardo DiCaprio in una scena rompe un bicchiere di vetro per la rabbia. I pezzi del vetro gli provocano diverse ferite sulla mano, che quindi inizia a sanguinare. Non si tratta di una scena programmata, ma bensì di un incidente vero e proprio, che Tarantino però ha voluto lasciare nella pellicola. Complimenti a DiCaprio per l'immedesimazione e la sopportazione del dolore. La città di Silent Hill è ispirata a un luogo reale. Si tratta di Centralia, in Pennsylvania, una città abbandonata dopo che i giacimenti di carbone hanno preso fuoco, provocando così un lento e continuo disfacimento del terreno. Il sosia stuntman di Daniel Radcliffe rimase paralizzato dopo un incidente sul set, nell'ultimo film della saga di Harry Potter. Daniel così ha dato il via a una raccolta fondi per pagare i suoi studi al college. In una notte tra leoni, Ed Helms perde realmente un dente. L'attore perse un dente da adolescente e da allora ha una capsula sostitutiva che gli è stata tolta per girare il film. Non si tratta quindi di un effetto speciale. In Arancia Meccanica, quando Alex viene ripetutamente immerso in acqua, l'attore poteva contare su un tubo nascosto per respirare, mentre la sua testa era completamente sommersa. Qualcosa però andò storto e il tubo si intasò, rischiando la morte per soffocamento dell'attore. Quando rivedrete la scena e noterete il protagonista contorcersi, sappiate che non si tratta di recitazione, perché Malcolm stava davvero annegando. Le mosche che fuoriescono dalla bocca di Tony Todd nell'iconica scena di Candyman sono vere. E.T. e Poltergeist sarebbero dovuti essere in realtà un unico film, intitolato Night Skies. Per questo, gli occhi più attenti noteranno molte somiglianze, sia nella storia che nell'ambientazione. Weaver fu la prima donna a essere candidata all'Oscar in un film di fantascienza. Lo script di Harry Potter fu respinto 40 volte. Tom Cruise e Brad Pitt vinsero il Razzie Award come peggior coppia sullo schermo del 1994. Brad Pitt odiò il suo personaggio, l'Intervista col vampiro. La giornalista del film Scream è stata interpretata da Linda Blair, la bambina posseduta del film L'esorcista. Sequestro di persona del 1969 è la storia del vero sequestro di Christina Fisher e del compagno Francesco da parte di un gruppo di terroristi di montagna. Il quarto tipo del 2009 è la storia della dottoressa Abigail Tyler e di come è stata ipnotizzata dal collega Abel Campos per cercare indizi sulla morte del marito. Apparentemente tutto ciò sembra essere legato a fenomeni paranormali e legato agli alieni. Se ti è piaciuto il video, lasciami un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto. Condividi il video con i tuoi amici. Noi ci vediamo alla prossima.